sono le ragazze. Allora, si è già detto di tutto perché siete alla ricerca. Vai avanti. Calmi, tranquillo. È della polizia lui, no? Chi è? Lui è un negozio di frutta e verdura. È fantastico. Che cosa farà l'Ariston? Dentro l'Ariston, che farà stasera? Solo dirvi che ci sono già stati esponenti del PD ex meno L. Attenzione, che hanno minacciato una denuncia per interruzione di servizio pubblico. Ma stai calmo, non c'è bisogno. Ma lui è della... Di chi è lui? TG2. Allora, no, lasciatelo. Lasciateli un po' di spazio a lui. Ecco, stai tranquillo. Allora, se un esponente del partito PDX meno L dà già la sua versione che io potrei essere denunciato per interruzione di servizio pubblico, siamo qua. Ecco, è come Minority Report. Cioè si guarda già il reato prima ancora che avvenga. Io non so cosa voglia dire servizio pubblico, perché non sto andando su un autobus o dirotto o faccio un dirottamento di un treno. Sto entrando in un teatro con un biglietto. A vedere il Festival di Sanremo. A vedere in un teatro un festival. Allora, è servizio pubblico? Vogliamo dire che cos'è il servizio pubblico? Ma vuole, vorrà parlare? Pubblico. Tito, guarda. C'è Renzi, andate, c'è Renzi. È a Roma, sta con Alfano. Sì, Renzi è. Ecco, allora se voi siete ancora convinti di fare del servizio pubblico, se siete convinti che ancora la parola pubblico abbia un senso, allora oggi la RAI è la maggiore responsabile del disastro economico, politico e sociale di questo paese. Sono venuto a dimostrare questo perché è un SPA dove si spartiscono miliardi dati dai pensionati a 130 euro col canone, miliardi che vanno a società fuori. 5 società si spartiscono 1 miliardo di euro pubblici, ne sappiamo 3, sono sempre i figli degli ex dirigenti, no? Abbiamo il figlio di Mieli, abbiamo il figlio di quell'altro, abbiamo Bixio, abbiamo tutti quei. Allora, la RAI è una cosa meravigliosa, ha 13.000 dipendenti che costano 1 miliardo e 700 milioni ai cittadini, 1 miliardo e 700 milioni per 13.000 dipendenti. E invece 1,4 miliardi viene fatto con lavori dati in appalto fuori. Allora noi siamo venuti a chiarire e stiamo chiarendo, abbiamo queste informazioni, perché oggi fortunatamente c'è uno che si chiama Fico che è alla sorveglianza. Vi dico solo questo, tanto per capire chi sono le persone, perché non quello che dicono, ma chi sono. Fico è presidente della vigilanza RAI, ha uno stipendio da deputato, poteva avere anche 24.000 euro in più di stipendio come presidente della vigilanza, ha rinunciato a 4.000 euro di diaria, ha rinunciato alla macchina blu, ha rinunciato a qualsiasi cosa, non prende nulla, va bene? Vive col suo stipendio di 5.000 euro lordi da deputato. Il budget per l'ufficio vigilanza, che era 2 anni fa 60.000 euro, quest'anno è 30.000, che danno all'ufficio di Fico, su 30.000 euro distanziati per l'ufficio, sai quanto ha speso Fico? 138 euro e ci ha fatto la cresta su 5. 138 euro. Io voglio quelle persone lì nelle funzioni pubbliche, voglio quelle persone lì, non quelle che blatterano in televisione a dire cazzate. Sono venuto a dirle queste cose qua, vi do numeri, cifre, nomi. Le dirà anche all'Ariston, le dirà anche durante il festival, Grillo. Provate a mandare in onda queste cose. Le dirà anche in teatro. Dove?
Abbiamo una Rai che perde 400 milioni quest'anno, l'anno scorso erano 200, quest'anno 400. E il direttore va a dire che invece il Festival di Sanremo è andato bene, stanno anche guadagnando qualcosa. Una verità che camufa una menzogna. Una Grillo. Verità che camufa una menzogna. Grillo, un secondo, siamo in diretta su Sky, Grillo. No. Qualcuno ha detto che però le sta facendo un favore alla Rai oggi, Grillo. Grillo, io in Rai dicono. Un favore ai cittadini perché sta qui e le sta facendo pubblicità. Voglio far capire alla gente, che non è più la Rai di mio padre, di tuo fratello, di tua sorella. La stessa sua, Grillo, qualcuno diceva che negli anni 80 anche lei prendeva i cachet, hanno detto in Rai. Negli anni 80, sì, e allora? Io non è quella. Io non sono venuto a criticare i cachet, io sono venuto a criticare un sistema di soldi pubblici di 1.700.000.000, di cui 1.400.000.000 vengono dati a società fuori, fatti da dirigenti fuori. Hanno 13.000 dipendenti, 580... Allora, cerchiamo di ripristinare subito il segnale con Sanremo e avete sentito Beppe Grillo ai nostri microfoni con Alessio Vio. La Rai nel 2010... ha perso 7 miliardi e mezzo. Grillo, ma invece ma lo dice anche a Fazio stasera. Glielo dice. Io sono come spettatore. Ok. Io non interferisco nel programma. Ok. Non voglio rubare soldi ai cantanti. È tempo ai cantanti. No, io non ho detto questo. Ragazzi, devo arrivare là. La mia opinione, mia e di Casaleggio, è così. E poi l'abbiamo messa in rete, la stiamo vedendo. Alle 10 finisce il sondaggio. Dal suo punto di vista, perché sarebbe una farsa? Perché è il vuoto di Newton, è un uomo mandato lì da De Benedetti, è un uomo delle banche, è un uomo che non ha una visione, è un uomo che dice mai contro Letta, mai al governo senza le elezioni. Ma qui il problema non sono le persone. Perché Sanremo è Sanremo? Ma come sei Colato? Allora. Attenti. C'è Renzi! Mi lasciate un po' di spazio? Fermi! Oh, Ma Federica, io non so se tu mi senti. Ti sento Alessio, allora siamo immersi nella calca di Sanremo. Allora, continuiamo questa passeggiata, ci avviciniamo all'Ariston, sta diventando anche abbastanza pericolosa la situazione perché più ci avviciniamo all'Ariston e più c'è gente. Rimetto comunque il microfono a Grillo. Attenti dietro, c'è. Han detto? Attenti! C'è Brunetta dietro! Attenti! Ci va! Dove dobbiamo andare? Da che parte? Da che parte andiamo? Da che parte? Hai sbagliato. Ma dove stai andando? Certo che avete organizzato benissimo. Comunque. Guarda, rompo specchietto di servizio pubblico, interruzione di servizio pubblico. Vai dietro! Fatelo passare! Fatelo passare! Walking Dead! Eccoli! Siete voi! Con delle facce terribili, non vi guardano mai a voi! Le vostre facce sono quelle! Di gente ormai persa! Lasciatelo passare! Persa per una frase! Lasciatelo camminare! E basta! Lasciatelo camminare! La nostra passeggiata live va avanti a Sanremo, avete visto. Beppe Grillo, cercheremo appunto di tornare subito in diretta. Ci siamo con Alessio Viola, Fabrizio Stoppelli, cameraman di Sky TG24, sta seguendo il leader del Movimento 5 Stelle e avete ascoltato la sua invettiva contro la RAI, che è la principale responsabile del disastro pubblico, ha detto, e poi ne ha avuta anche un po' per tutti mentre sono in corso le consultazioni web proprio. Ora, sulle fare... consultazioni. Ascoltiamo Beppe Grillo. Voglio fare una dichiarazione ai giornalisti, ragazzi.
avete degli aliti che sono terrificanti. State distanti, per favore. O vi spruzzo. Un barbone. Aspetta, aspetta. Oh!